È riuscito lo sciopero dei dipendenti Caremar, indetto dal sindacato Ursa, settore marittimo, contro le condizioni di lavoro stabilite nell'accordo sindacale raggiunto il 23 febbraio scorso. Sono pochissimi i vettori in navigazione con la maggior parte di navi e degli scafi fermi grazie all'alta adesione allo sciopero dei lavoratori, i quali, così come si legge nel comunicato diramato dall'Ursa, non accettano trasformazioni unilaterali dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e le decurtazioni economiche finalizzate esclusivamente al raggiungimento di un maggior profitto da parte dell'azienda, a discapito dei lavoratori. Così come inaccettabile è l'ostinato rifiuto di applicare il contratto nazionale del lavoro in relazione all'orario che non dovrà superare le 8 ore giornaliere. Per chiedere con forza il rispetto dei diritti dei marittimi Caremar, i lavoratori si sono riuniti a Napoli, nella sala d'attesa di Porto Calata di Massa, dove da tempo i bigliettai licenziati sono in presidio permanente. Nicola Lamonica ha sottolineato che l'Outmare è impegnata contro la privatizzazione della Caremar, che ha anche causato il peggioramento delle condizioni di lavoro dei marittimi. Noi ci troviamo di fronte a una situazione diciamo, di regresso rispetto al passato, quando c'era una Caremar pubblica e c'era una contrapposizione tra, perlomeno sulla carta, perlomeno negli atti, tra gli interessi pubblici e gli interessi privati. Oggi invece gli interessi pubblici e quelli privati sono nelle mani delle stesse persone. E questa privatizzazione che noi condanniamo fermamente ha determinato situazioni diciamo, di ostaggio, ma anche situazioni di precarietà, situazioni di licenziamenti che noi non possiamo tollerare come persone civili e come persone impegnate nella società civile. Antonella Di Giovanni, componente della segreteria nazionale dell'Orsa, ha spiegato perché i lavoratori criticano l'accordo sindacale del 23 febbraio scorso. Uno sciopero voluto fortemente dagli stessi lavoratori iscritti al nostro sindacato perché rifiutano l'accordo sindacale scellerato sottoscritto dall'azienda armatoriale il 28, 3, perdonate, il 23 febbraio di quest'anno, poiché non è migliorativo dai punti di vista contrattuali nazionali, ma è peggiorativo nei confronti dei lavoratori marittimi. In questo momento i lavoratori marittimi si ritrovano a difendere diritti acquisiti negli anni e che la Caremar ha spazzato via con una firma il 23 febbraio di quest'anno. Quindi ad oggi il nostro punto fondamentale sono i lavoratori marittimi che chiedono fortemente i loro diritti. Gennaro Savio, oltre a portare i lavoratori in lotta alla solidarietà del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, ha condannato le responsabilità politiche che ci sono dietro la privatizzazione della Caremar. Anche stamattina denunciamo le responsabilità politiche dei governi nazionali di centrodestra e di centrosinistra e di quelli regionali, prima Caldoro e oggi De Luca, i quali hanno voluto la privatizzazione della Caremar. Hanno fatto fallire il progetto di armatoria pubblica della Caremar consegnandola nelle mani dei privati, consegnando la Caremar nelle mani dei privati, così come denunciamo da anni, hanno fatto sì che peggiorassero le condizioni dei lavoratori, hanno fatto sì che il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale degli isolani venisse messa sempre più in discussione. Intanto, contro l'accordo di secondo livello, il sindacato Ursa ha indetto un referendum consultivo che si terrà il prossimo 29 e 30 marzo.